Buonasera a tutti, bentrovati a questa edizione del TG di Toscana TV. Apriamo con una notizia di cronaca: un detenuto è morto nel carcere di Sollicciano. La testa sarebbe rimasta incastrata nello spioncino della cella. Vediamo il servizio. È morto ieri sera un detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano. Si tratta di un uomo tunisino di 43 anni. È morto nella sezione transito isolamento. Secondo quanto ricostruito, il detenuto sarebbe morto dopo aver infilato la testa tra le sbarre per guardare nel corridoio, più precisamente nello spioncino che serve per il passaggio del cibo. La testa dell'uomo si sarebbe incastrata e, andato nel panico, sarebbe svenuto. Dopodiché il suo cuore avrebbe cessato di battere. Gli agenti della sezione erano impegnati con altri reclusi e non si sarebbero accorti subito del fatto. Una volta intervenuti, a nulla sarebbero valsi i tentativi di rianimazione degli agenti e del medico. La notizia arriva dal segretario generale regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, Eleuterio Grieco. Le circostanze della morte non le conosciamo, ma rimane il fatto che ieri sera a Sollicciano, oltre a questa morte, un altro detenuto ha abbattuto nuovamente i muri della cella, per cui anche questo fatto pone sempre di più l'accento su una struttura alquanto fragile. E poi, continua, condividiamo le parole del sindaco di Firenze Nardella circa la necessità di riedificare un nuovo carcere, perché Sollicciano è una struttura non più funzionale alla gestione della detenzione, giuridicamente e costituzionalmente, per cui qualsiasi progetto che si voglia fare impatterà sempre con il luogo che è inadeguato alla sua primaria funzione. E purtroppo oggi c'è stata un'altra tragedia in provincia di Massa Carrara: l'esplosione e il crollo di una casa. È morto un 88enne, è stato ritrovato dai vigili del fuoco dopo ben 7 ore di ricerche fra le macerie. Il servizio. Un uomo di 88 anni è stato ritrovato morto sotto le macerie della sua abitazione crollata questa mattina a Filattiera, in provincia di Massa Carrara, in seguito ad un'esplosione. Secondo quanto si apprende, l'uomo al momento del crollo si trovava da solo all'interno dell'abitazione a 2 piani. Sul posto, nella tarda mattinata, è intervenuto anche personale USAR da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno. I controlli sono proseguiti per tutta la giornata fino a che non è stato trovato il corpo dell'anziano. Sul posto anche un'automedica di Pontremoli e un'ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118. E veniamo ai dati Covid. Come si può vedere dalla grafica, i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 615, 5 i decessi, l'età media dei nuovi positivi è di 37 anni, 461 ricoveri in posti Covid, 56 ricoveri in terapia intensiva. E a proposito sempre di Covid e vaccini, sanitari non vaccinati al Meyer, ci sono state 10 sospensioni, ma 3 riguardano persone che si sono già prenotate per le dosi. L'assessore alla sanità, l'assessore regionale Bezzini, dice la continuità è assicurata malgrado le sospensioni. Spero che si tratti di una minoranza di vaccinati e che questa minoranza ci ripensi. E intanto dall'ASL Toscana Nord sono partite 100 lettere di sospensione per altrettanti operatori. Vediamo il servizio. La Toscana è la terza regione italiana per numero di vaccinazioni. La campagna vaccinale infatti prosegue senza intoppi, anche se la fascia dei cinquantenni pone qualche resistenza a vaccinarsi. Tra gli obiettivi della regione c'è sicuramente quello di portare alla vaccinazione coloro che lavorano in ambito sanitario. Una piccola parte, dice l'assessore alla sanità Simone Bezzini. Ci auguriamo innanzitutto che insomma, ci sia un supplemento di riflessione da parte di questi soggetti, diciamo, che in qualche modo veda anche un ripensamento rispetto alla scelta di non vaccinarsi, e quindi ci auguriamo che il maggior numero possibile
anche di coloro che fino ad oggi non si sono vaccinati si vaccinino, e questo sarebbe un dato importante, insomma, in generale, e anche per la tenuta del sistema sanitario. Altrimenti le aziende attiveranno tutti i meccanismi organizzativi interni e assunzionali, diciamo, che per coprire le carenze, diciamo, di personale che si determineranno, che io mi auguro siano nel numero minore possibile, insomma, perché mi auguro davvero che nelle prossime ore ci siano tanti ripensamenti e tante persone, e quella parte del personale sanitario che, vorrei sottolineare, è un'esigua minoranza, perché la stragrande maggioranza degli operatori sanitari in Toscana si sono vaccinati, insomma, ben oltre il 90%. C'è una piccola minoranza, mi auguro ci sia un supplemento di riflessione, altrimenti applicheremo la legge e troveremo modalità organizzative per la continuità dei servizi sarà assicurata. Una settimana fa erano state rilevate circa 4.500 persone complessivamente che non avevano adempiuto all'obbligo vaccinale. Anche qui attenzione, però faccio la precisazione, non si tratta solo di dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche, perché a volte ho visto delle notizie che sono state riportate, cioè come se mancassero 4.500 persone, diciamo, nella struttura pubblica. Ci sono persone che operano nel pubblico, ci sono persone che operano nelle strutture private, ci sono liberi professionisti, c'è tutta una gamma di situazioni. Il Green Pass bilancia l'esigenza individuale e collettiva, non c'è violazione della privacy. L'avvocato Pier Ettore Olivetti, Rason, ci spiega nel dettaglio che cosa è il certificato verde. Vediamo. È stato scaricato da gran parte della popolazione. Parliamo del Green Pass, il cosiddetto certificato verde, creato in tempi di pandemia e che permette di spostarsi liberamente e di poter accedere ai servizi. Dal 1 settembre il governo ha deciso che sarà necessario anche per i trasporti. In molte occasioni si è parlato del Green Pass come di un certificato che viola la privacy dell'individuo, ma per la legge non è così. Come ha recentemente affermato il garante per la protezione dei dati personali, il Green Pass costituisce il risultato di un bilanciamento tra esigenze collettive ed esigenze individuali ed è stato definito dallo stesso garante come una sorta di semaforo verde che consente la possibilità di effettuare spostamenti ed usufruire di determinati servizi, ma che non indica alcun dato sensibile del portatore del Green Pass stesso. Il Green Pass non indica infatti né se il soggetto è stato vaccinato, né se è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi, né se ha effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Anche lo strumento utilizzato per verificare il Green Pass è un'app che non memorizza alcun dato personale del soggetto, del cittadino, ma verifica solo se il QR code è in regola o meno. Il governo pone regole sempre più stringenti per portare tutta la popolazione a vaccinarsi. Chi è sprovvisto di Green Pass può trovarsi a pagare multe molto salate. Se il cittadino risulta sprovvisto di Green Pass nei luoghi in cui questo è obbligatorio, esso incorrerà in una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 1000 euro, a cui potrà essere aggiunta una denuncia per falso nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra il soggetto e il Green Pass stesso. Viene sottoposto alla stessa sanzione anche il titolare del locale che non richiede il Green Pass nei luoghi in cui questo è obbligatorio. Il gestore del locale non è invece ritenuto responsabile di eventuali Green Pass falsi, salvo che vi siano delle palesi incongruenze. Per i gestori degli esercizi commerciali è infine prevista la chiusura del locale da 1 a 10 giorni nel caso che vengano accertate 3 violazioni anche in 3 giorni non consecutivi. E ora andiamo a Prato, maltrattamenti di donne, oltre 600 fascicoli aperti in circa 2 anni, vediamo. Sono quasi 600 in 2 anni i fascicoli scritti dalla Procura di Prato per il Codice Rosso, la legge a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Di questi 280 riguardano i maltrattamenti in famiglia, 150 le violenze sessuali e altrettanti lo stalking. A questi si aggiungono anche 185 procedimenti per lesioni. Il punto è stato fatto stamani a Palazzo di Giustizia in occasione della presentazione del docufilm Un giorno in Procura, realizzato dalla sezione di Polizia
polizia giudiziaria della Municipale di Prato sul tema per mostrare come vengono raccolte le denunce e effettuate le indagini per arrivare velocemente alla soluzione del problema. Alla Procura di Prato si occupano di questi reati 5 magistrati a cui la legge sul codice rosso impone tempi serrati per le indagini per evitare le tragedie a cui la cronaca troppo spesso ci ha abituato, anche recentemente. Il fenomeno, diciamo che emerge in maniera più ricorrente, una maggiore sensibilità delle vittime che magari oggi sono più incoraggiate attraverso questi percorsi. La complessità del contesto in cui si opera richiede la stretta collaborazione di più enti, perché per sciogliere questi nodi è spesso necessario l'intervento dei servizi sociali e delle associazioni di volontariato, nonché una specifica formazione degli inquirenti. Un motivo d'orgoglio e sono un motivo di stimolo per continuare a fare questo lavoro che non è comune per tutte le polizie municipali. Il video è disponibile sul canale PM Po della Municipale e punta a infondere fiducia in chi sta subendo violenza o persecuzioni per arrivare a chiedere aiuto. Un ascolto attivo, bisogna ben comprendere che cosa succede all'interno di una famiglia o all'interno di una relazione. 76esimo anniversario della liberazione di Campi Bisenzio, il sindaco festeggia, o meglio celebra, la ricorrenza alla GKN. Il comune di Campi Bisenzio festeggia il 77esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo in un luogo simbolo degli ultimi tempi, davanti alla GKN, dove gli operai sono in presidio permanente dal 9 luglio, giorno in cui è stato annunciato dall'azienda il licenziamento collettivo. Ieri alcuni lavoratori si sono presentati nella sede della Regione Toscana in Piazza Duomo a Firenze, protestando per l'esito dell'incontro convocato con il Ministro del Lavoro. L'azienda ha confermato la cessazione dell'attività nello stabilimento e potrebbe rifiutare la cassa integrazione ordinaria per 13 settimane, una nube che si staglia sul futuro dei lavoratori. Noi aspettiamo intanto che l'azienda risponda all'invito che ha fatto il Ministero dello Sviluppo Economico e quindi la proposta delle 13 settimane di cassa integrazione a costo zero per l'azienda. Nel frattempo c'è il 9 di settembre, che è un passaggio non banale perché il sindacato, la FIOM, ha avviato la procedura per comportamento antisindacale, quindi aspettiamo che anche il giudice decida in quel senso. Senta, le chiedo se c'è coesione tra i sindacati verso, insomma, questa situazione e se, per quanto riguarda la manifestazione anche, diciamo, che c'è stata ieri, se non rischia di essere più una manifestazione di orientamento politico piuttosto che alla salvaguardia dei lavoratori. No, diciamo che i lavoratori mettono al primo posto la preoccupazione per il destino dei quasi 500 lavoratori che lavorano in GKN e il destino del sito produttivo, oltre che una legittima battaglia per far sì che situazioni come questa non accadano più. Quindi si parte da lì, io spero e sono certo, oltre che auspicarlo, che quell'elemento di compattezza sindacale e istituzionale ci ha accompagnato fino a qui, continua ad accompagnarci, perché quello ci può far fare la differenza in questa situazione. E ora a Pistoia partono i lavori per la nuova scuola Cino da Pistoia, vediamo. Installato il cantiere, partono i lavori per la costruzione della nuova scuola media Cino da Pistoia. Il plesso sarà realizzato su 3 piani con 18 aule complessive e sorgerà dalle ceneri del vecchio fabbricato. Sì, un intervento importante per tutto l'istituto comprensivo, ma dico per la città. Finalmente si torna a costruire edilizia scolastica, si torna a costruire scuole e finalmente si capisce che grazie alla progettazione, grazie alla ricerca di fondi si possono ottenere risorse per migliorare la nostra città, una città che dà l'idea di essere finalmente in movimento. Che tempi ci sono? Sì, allora sicuramente è una giornata di festa, perché non posso non ricordare che da poco mi ero insediata e abbiamo ricevuto gli insegnanti, i genitori e quello che era il dirigente allora, che venivano appunto a chiederci di togliere la vecchia, diciamo, struttura che c'era dopo la chiusura del 2014 e di cercare di dare inizio a un iter per progettare il nuovo edificio. L'abbiamo fatto, ci siamo riusciti. Siamo nei tempi, diciamo che la previsione per la fine dei lavori di questa scuola sarebbe per circa la fine del 2022. Naturalmente dobbiamo ricordare che siamo ancora in un periodo di pandemia, quindi Covid permettendo, però i lavori sono iniziati quasi in anticipo, quindi noi confidiamo davvero che tutto possa procedere al meglio. E ora lo spettacolo, sabato la finale di Dilettando andrà in onda su Toscana TV, il servizio.
Tutto pronto per la finale di Dilettando, l'attesa è finita. Sabato sera a partire dalle ore 21 al Teatro Moderno di Grosseto scopriremo l'esibizione che sarà incoronata regina della edizione 2021, la 18ª della popolare trasmissione di Toscana TV. Ingresso gratuito e senza prenotazione, basta esibire il Green Pass o il tampone delle ultime 48 ore. In totale saranno 15 le esibizioni in gara e costituite dai primi e secondi classificati delle 5 puntate, dai primi 3 classificati della semifinale e dal vincitore del contest del Giunco. Una edizione caratterizzata dal fatto di aver abbinato il proprio nome a quello di Avis e che gode del contributo di Fondazione CR Firenze. Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di organizzare nuovamente la finalissima di Dilettando nella nostra città, ha commentato il sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla cultura Luca Gresti. Ci sarebbe piaciuto farla in Piazza Dante, la sua collocazione naturale, ma abbiamo apprezzato la disponibilità a ripiegare, anche per motivi economici, sul Teatro Moderno, che offre egualmente un contenitore di altissima qualità. A proposito di nome, ci ha fatto enormemente piacere vedere che dal cappello del genio di Dilettando si è emerso il connubio con la solidarietà e in particolare con Avis. 7 i premi che la giuria assegnerà. L'appuntamento invece con la programmazione TV è per giovedì 23 settembre alle 21:10. E questa era l'ultima notizia. Una buona serata a tutti con i programmi di Toscana TV.